is waiting. What you gonna do? What you gonna do tonight? You've been waiting so long. And the time has come. What you gonna do? What you gonna do tonight now? Do it right now, right now. Bienvenidos todos a mundial. Calzoncini blu. Cominciata la partita, Bellumi. L'apertura per Mansuri. È intervenuto sulla sfera Salinas che scatta. Il controllo di Mitchell, raddoppio di marcatura su di lui. E palla che è stata toccata per ultima proprio da Mitchell, rimessa in gioco dunque da parte della squadra algerina. Se ne incarica l'estremo difensore Dridd.
La partita è cominciata alle 12 locali, cioè nell'ora più calda della città più calda del Messico. La temperatura è di 37 gradi. Lo stadio, per la cronaca, è completamente scoperto, sicché ci rendiamo conto anche noi della sauna alla quale sono costretti i giocatori. Ancora un passaggio in avanti per Salinas. Calderè. Da Victor in avanti a Salinas, recupero della squadra algerina. Il controllo di Bellumi, era tallonato ancora da Calderè, il passaggio indietro da parte di Megaria. Rimessa in gioco di Drid per Mansouri, difensore laterale sinistro. Maroc ancora Mansouri. Indietro per Drid. Primo piano per l'estremo difensore algerino che ha 29 anni. Megaria. Il passaggio a Kouriki. Manovra orizzontale di disimpegno da parte della squadra, della squadra algerina. Megaria aveva accennato lo scatto, il passaggio a Zidane. Lo scatto ancora da parte del terzino Mansouri, rinviene su di lui Thomas. Terminano a terra i due e il fallo è stato commesso dal giocatore algerino, punizione già battuta. Gallego. Francisco è l'ispiratore e il regista del gioco spagnolo. Camacho. Passaggio a Goico Icea. Alle sue spalle c'è Gallego, il lancio di Goico Icea per Salinas. Rinviene su di lui nel tackle scivolato Kouriki, rimessa in gioco spagnola. E notiamo che è Camacho che andrà a eseguire questa rimessa in gioco, è tornato per questa partita nella posizione d'origine di quando aveva cominciato a giocare a calcio di terzino. Era stato impiegato in precedenza in questo mondial nel ruolo ormai per lui abituale di difensore centrale. Buon disimpegno da parte di Zidane. Era intervenuto su di lui Mitchell. Vediamo la decisione dell'arbitro. C'è un piccolo battibecco fra i due. Calcio di punizione per la squadra spagnola. Il fallo era di Zidane. Ma si tratta semplicemente di una rimessa in gioco. Non ha ritenuto fallo questo episodio di gioco il direttore di gara, che ricordiamo è il giapponese Takada. Un'incursione di Butragueño e la respinta da parte di Guendouz. Ancora una rimessa in gioco da parte della squadra spagnola. Se ne incarica il terzino Thomas. Colpo di testa di Salinas. Zidane. Controllo di Maroc. Il lancio in avanti per Arcuc. Arcuc ha commesso fallo, calcio di punizione per la squadra spagnola. Il contropiede è una caratteristica del calcio nordafricano, del Marocco come dell'Algeria, ne avete visto un esempio qualche istante fa. Un lancio fuori misura della squadra spagnola per la rimessa in gioco da parte della formazione algerina. Questo stadio tecnologico ha una capienza di 34.000 posti, sono presenti sugli spalti circa 20.000 spettatori con larghissima prevalenza spagnola. Ancora la palla che su segnalazione della guardalinea è terminata oltre la linea del fallo laterale, rimessa in gioco spagnola. È stata effettuata in posizione troppo avanzata e il giocatore della squadra spagnola, Francisco, ha ceduto il compito a Camacho. Controllo di Victor, Goico Icea, Francisco, davanti a lui Bellumi, l'altro regista. Ancora Francisco, rinviene su di lui numero 8, Maroc. Camacho, ancora Francisco, Victor, il cross e il tiro da parte del numero 21 della squadra spagnola, e cioè per l'esattezza Mitchell, un tiro deviato pericoloso per Drid. Il passaggio a
passaggio indietro di Kuriki in direzione di Guendouz. L'apertura per Mansouri, lancio in avanti per Zidane, il controllo di Thomas. Ancora la Spagna in avanti con Victor, ma riparte subito la squadra algerina con Maroc. Bellumi, Maroc, l'apertura per Mansouri. 6 minuti nel primo tempo, 0-0 fra Spagna e Algeria. Ancora Maroc. Majer. Majer è uno dei giocatori più quotati del calcio africano. Bellumi, il cross in direzione del numero 13 Arcook e la palla che è terminata ben alta sopra la traversa. Primo piano per l'estremo difensore della Spagna, e cioè per Zubizarreta, 24 anni, portiere dell'Atletico Bilbao. Un lancio in avanti per Victor, anzi per Camacho. Lo scatto da parte di Camacho. Su di lui c'è Cacisaid che ha messo la palla in fallo laterale e rimessa in gioco spagnola. Butragueño. Lo scatto di Butragueño, ha cercato il cross ma gli ha messo la palla in fallo laterale il difensore laterale destro Megaria, numero 20. Il direttore di gara, il signor Shizuo Takada, risiede a Tokyo, ha 39 anni ed è arbitro internazionale dal 1985. Ha partecipato al campionato mondiale giovanile dell'anno scorso in Unione Sovietica. Calcio d'angolo dunque per la squadra spagnola dopo 7 minuti. La rispinta della difesa centrale algerina. Il recupero di Gallego. In avanti per Thomas, pescato assieme a Salinas in posizione di fuorigioco. Per la cronaca, ieri dopo la partita Inghilterra-Polonia, alcuni colleghi hanno avvicinato Zibi Boniek che ha dichiarato: è stata una giornata nerissima per me come polacco e come giallorosso. Ero venuto a Roma con la speranza di giocare in campo internazionale, ma evidentemente è destino che non possa farlo. Mi sento legato a Roma e alla Roma comunque e non penso neppure lontanamente di lasciarla. All'attacco ancora la squadra algerina. Zidane ha fallito lo stop, riparte Francisco. Lancio in avanti per Salinas, questa volta in posizione regolare. Salinas ha cercato l'ultimo dribbling, ha terminato a terra, poteva forse tirare. Calderè. Butragueño. Salinas non si chiude il triangolo, respinge la difesa centrale algerina. Maroc ha ceduto palla a Majer. Zidane. Arcook. Un lancio in avanti, la respinta da parte di Francisco. Da Megaria a Bellumi. Arcook, Bellumi. Zidane è contrastato da Victor. Ancora Zidane indietro a Maroc. Lancio in avanti per Bellumi, rinviene su di lui senza difficoltà Goico Icea. Nella squadra algerina, contrariamente alle previsioni, è l'unica punta fissa e il giocatore Arcook, numero 13. Zidane, un altro attaccante, parte da posizione più arretrata. Rimessa in gioco della squadra spagnola con Calderè. Indietro a Camacho, tornato al ruolo di terzino. Francisco. Lancio per Salinas, la respinta di Mansouri. Zidane, come vedete, arretrato. Il passaggio a Bellumi. Il modulo dell'Algeria, dunque, in questa gara è 4-5-1. Unica punta Arcook. Majer. L'uomo di maggior classe della squadra con il numero 10, Bellumi. Aveva tentato lo scatto e il giocatore Guendouz, rimessa in gioco da parte della squadra algerina. Maroc, lo scatto di Maroc, il cross di Megaria in direzione di Bellumi, è
stato toccato duro ma involontariamente, crediamo, da Thomas Bellumi, che è rimasto a terra. Lancio in avanti per Salinas, scatta intanto Thomas in sovrapposizione, ancora Salinas, azione personale, aveva tentato di liberarsi del numero 16 Mansouri, è terminato a terra, calcio di punizione, crediamo, per la squadra spagnola e tendenza forse a individualizzare troppo l'azione da parte di questo numero 19 Salinas, che è la seconda punta della Spagna assieme a Butragueño. Assistiamo alla ripetizione. Un fallo netto da parte del giocatore Mansouri su di lui. Intanto Salinas è rimasto ai bordi del campo a terra. Punizione già battuta. La respinta di testa in calcio d'angolo di Megaria. Megaria è il giocatore terzino numero 20 che vedete al centro dei teleschermi. Ancora un altro corner per la squadra spagnola, se ne incarica Calderè. La parata di Drid, la respinta da parte di Maroc, ma intanto era stato commesso fallo su Drid, ovviamente questo gol non è valido. Sia l'Algeria che il Marocco, per motivi per così dire storico-sportivi, sono nazionali di scuola francese e questo minimo comune denominatore si nota nella fase offensiva del gioco, che oltre la metà campo esprime rapidità, brio, quegli 1-2 tipici del football transalpino. La differenza, tutto sommato, è che nella fase iniziale della manovra i marocchini, che sono guidati, ricordiamolo, da un tecnico brasiliano, e si affidano ad un palleggio più sornione, più elaborato, fatto apposta per ipnotizzare, se ci è concesso questo verbo, l'avversario e per poi colpirlo in contropiede. Il gran caldo comunque di oggi, ci giunge un dato ufficiale che 31 gradi con umidità relativa del 65%, ma poco fa i gradi erano 37, fa sì, dicevamo, che la squadra algerina non possa, al pari di quella spagnola, esprimere un ritmo particolarmente elevato. È rimasto ancora a terra, e lo vedete sui vostri teleschermi, il portiere algerino Drid. Drid è uno dei giocatori della squadra algerina che non militano, e sono tanti, nel campionato francese. Milita nel campionato algerino, nella squadra dell'MP Oran. È un estremo difensore di 29 anni. Intanto abbiamo assistito alla ripetizione dell'episodio nel quale si è infortunato il portiere. Dovrebbe comunque poter rientrare in campo perché dalla panchina non è partito per il momento in fase di riscaldamento il portiere di riserva della squadra algerina. Intanto siamo giunti al 14° minuto del primo tempo, il punteggio è di 0-0 fra Spagna e Algeria, ma ovviamente si dovrà recuperare parecchio tempo a causa di questo infortunio di Drid, che finalmente comunque si è rialzato. 4 anni fa nei mondiali di Spagna il portiere dell'Algeria, ed era stato meritevole in quell'occasione, si chiamava Cerbà, ma è stato escluso anche dalla rosa dei 22 proprio alla vigilia dei mondiali. È pronto a riprendere il suo posto finalmente il numero 1 Drid. Primo piano per il direttore di gara, il giapponese Takada. La rincorsa di Megaria. Ha ceduto il compito della rimessa allo stesso Drid. Salta Bellumi, è saltato anche Victor. Respinta di Camacho. Zidane, Bellumi, indietro a Maroc. Ancora il tocco indietro per Zidane. Maroc, ancora Zidane per il suo scatto e il contrasto positivo da parte di Francisco. E recupero elegante di Mansouri. Zidane. Contrasto di Calderè, recupero ancora di Francisco, schiude la morsa spagnola, spesso in pressing,
a tre quarti di campo nella metà campo spagnola stessa. Questo lancio in avanti per Salinas, attenzione, Calderé tira gol! Gol di Calderé e Spagna in vantaggio. Quindicesimo minuto del primo tempo, gol di Calderé. Grande esultanza sia fra i giocatori che fra i tifosi della squadra spagnola, numerosissimi. E il merito, come avete visto, è stato di Salinas, che questa volta non ha individualizzato troppo l'azione come in precedenza, è stato protagonista di un ottimo scatto, di un bell'assist. Prontissimo Calderé a centro area, ha segnato il gol dell'1-0. È un risultato questo che promuove la Spagna e condanna l'Algeria. Lancio in avanti di Magherra, aveva cercato di servire Aracook, ha recuperato la difesa spagnola. Ricordiamo che è così come grave l'assenza di Gordillo nella squadra spagnola, è altrettanto grave l'assenza della punta titolare del Marocco, Assad. Lo scatto di Camacho, il cross, la respinta del numero 4 Curichi. Siamo quasi al 17esimo minuto del primo tempo, Spagna 1, Algeria 0. Intanto vediamo che ci sono nuovi problemi per Triz, per l'estremo difensore algerino, che probabilmente a questo punto verrà sostituito. E ripetiamo, si era infortunato in occasione di un'azione precedente al gol segnato da Calderé. Il portiere di riserva della squadra algerina è il numero 21, 25enne, si chiama El Hadi Larbi, e crediamo che a questo punto sarà opportuno il suo ingresso in campo. Ricordiamo che la Spagna, prima di questi mondiali, aveva espresso a livello di squadre di club, il Real Madrid, il Barcellona, finalista di Coppa, un gioco molto moderno, zona, ritmo, pressing. Più difficile garantire lo stesso standard quando si pratica un gioco tanto dispendioso sia in altura tipo Guadalajara, dove gli spagnoli hanno giocato finora, sia in regime di gran caldo e umidità come qui a Monterrey. Comunque l'inizio della squadra spagnola di questa partita contro l'Algeria è stato piuttosto brillante. Il ritmo è ovvio, l'abbiamo già detto e ripetuto, non può essere oggi elevatissimo. Ricordiamo, la partita è cominciata alle 12 locali. Segnali che giungono dalla zona del campo dove a terra l'estremo difensore Drid ci fanno capire che sta per entrare in campo il portiere di riserva. Ripetiamo, si tratterà del numero 21 El Hadi. Primo piano per l'estremo difensore di riserva della squadra algerina che, come vedete, si sta preparando. È un giocatore di 25 anni del Bobu Faik, una squadra algerina. La Spagna si è qualificata alla fase finale dei mondiali messicani vincendo il gruppo 7 davanti alla Scozia ed eliminando Galles e Islanda. 4 vittorie, nessun pareggio, 2 sconfitte. Viene portato fuori campo Drid in barella. Drid in un primo tempo aveva dato l'impressione di poter riprendere la gara, ha subito senza responsabilità il gol segnato da Calderé al 15esimo minuto del primo tempo, poi prima di un corner, quello che verrà finalmente battuto fra poco, si è accasciato a terra. Ci auguriamo che non sia nulla di grave, anche se il portiere dà l'impressione di essere svenuto. Forse l'estremo difensore della squadra algerina avrebbe dovuto essere trasportato fuori del campo qualche minuto prima, era chiaro ed evidente che non poteva riprendere la gara. Finalmente entra in campo il suo sostituto, ripetiamo, il numero 21 El Hadi.
è pronto a calciare dalla bandierina Victor quando siamo giunti al 20° minuto del primo tempo, ma vale la pena di segnalarlo, è un tempo puramente relativo perché ampio sarà il recupero a causa di due interruzioni da parte di Takada. È partito Victor, recupera Zidane, lancio in avanti in direzione di Maroc, ha respinto Gallego, da Gojkovic è ancora in avanti per Calderè, lo scatto di Calderè al centro per questa conclusione da parte del numero 17 Salinas, è bellissima, è stata la prima parata di El Hadi. Ancora una respinta da parte di Guendouz, Kachisaid, Maroc, passaggio indietro a El Hadi che ha già avuto modo di mettersi in evidenza con questa buona parata. Mansouri, passaggio a Bellumi, lancio in direzione di Arcook che era terminato in posizione di offside, calcio di punizione per la Spagna. Nella fase finale dei mondiali, prima dell'avventura messicana, complessivamente la Spagna ha disputato 23 partite, vincendone 8, pareggiandone 5 e perdendone 10. Questo è il suo tabellino di marcia, è riferito a tutte le fasi mondiali alle quali ha partecipato la compagine iberica. Il controllo di Goicoechea. L'alleggerimento per Gallego e l'altro difensore centrale, lo scatto di Thomas, il tocco di Guendouz, la rovesciata di Bellumi, Victor ha perso palla, recupero di Zidane, Francisco, buon assolo da parte del regista Francisco, ancora un lancio per Calderè, ha cercato di servire con una finezza il giocatore putraghegno, ma ha avuto buon gioco la difesa algerina. Maggiar, Maroc, Zidane, ancora una volta perso palla a beneficio della squadra spagnola, un lancio in avanti per Butragueño, fuori misura da parte di Gallego, rimessa in gioco algerina. Guendouz, Maroc, Zidane, passaggio in avanti in direzione di Kachisaid, ancora Zidane, Kachisaid, Zidane, il suo tiro e la palla che è terminata di un 4-5 metri a lato, primo piano per Zidane, giocatore con la maglia numero 14 e un attaccante che milita nelle file del Waterschei in Belgio di 31 anni. Pronto alla battuta effettuata Zubizarreta per Camacho, il lancio in avanti per Calderè, ha commesso fallo Calderè nel tentativo di liberarsi del controllo di un avversario, la punizione è già stata battuta. Zidane è il trequartista della squadra algerina, Arcook, Zidane, ancora un tiro da parte di Zidane molto fiacco e la parata senza problemi di Zubizarreta. Da Mitchell a Gallego, ancora Mitchell, il lancio in avanti in direzione di Salinas, protagonista dell'assist per il gol di Calderè, palla in fallo laterale, rimessa in gioco spagnola, accorre per l'esecuzione il terzino destro Thomas, ricordiamo Algeria con un nuovo portiere già protagonista di un bel intervento, lo vedete ora inquadrato, si tratta del numero 21 El Hadi. Rimessa in gioco di Thomas per Salinas, colpo di testa di Guendouz, Mansouri, ha recuperato palla Thomas, ha commesso fallo Bellumi, punizione già battuta Victor, da Mitchell ancora Victor,
Il tiro diretto da parte di Victor, una bella esecuzione potente ad effetto, e la palla che è terminata di poco a lato. Primo piano per il numero 5, Victor, giocatore di 29 anni, centrocampista del Barcellona. Questa è la settima volta su 11 edizioni alle quali si è iscritta che la Spagna partecipa alla fase finale dei mondiali. Miglior piazzamento nel 1950 in Brasile, cioè il quarto posto. Calci side. Ha recuperato Mitchell, è stato commesso fallo secondo il direttore di gara, crediamo, sullo stesso Mitchell, e così infatti Mitchell è rimasto a terra, è caduto rovinosamente. Il fallo era stato di Maroc. Partita purtroppo molto frammentaria a causa di numerosi infortuni. Sono pronti a battere, a eseguire questo calcio di punizione i giocatori spagnoli mentre assistiamo all'episodio precedente. E come avete visto è stato involontario comunque il fallo del giocatore algerino Maroc sullo spagnolo che si sta rialzando. Un recupero di Cacisside indietro a beneficio di El Hadi. Mansouri. Intanto è stato portato fuori campo il numero 21 Mitchell. Lo scatto di Arcuk ancora una volta in posizione di fuorigioco, è già la terza volta che accade, calcio di punizione per la squadra spagnola. Per il momento la Spagna dà l'impressione di controllare piuttosto agevolmente la partita. L'Algeria non riesce a fare scattare la sua arma preferenziale, che è il contropiede. Un'Algeria che per il momento continua a giocare con una sola punta, e cioè Arcuk, affiancato ma soltanto sporadicamente da Bellumi. Il gioco intanto è ripreso, il controllo è di Curichi. Lancia in avanti, fuori misura per il giocatore con la maglia numero 18 della squadra algerina. Rimessa in gioco da parte della Spagna con Victor. Ha ceduto il compito a Thomas. Il controllo di Victor. Thomas. Butragueño ha cercato di eludere la sorveglianza di un avversario, è terminato a terra, calcio di punizione per questo fallo commesso su Butragueño da parte del numero 20 Megaria. Grande entusiasmo ovviamente sugli spalti da parte della folta rappresentanza di tifosi iberici. È un 1-0 che vale la qualificazione. È partita la parabola. L'ultimo tocco è stato di Curichi, calcio d'angolo per la Spagna. Se ne incarica Calderè. La respinta di testa di Cacisside, Maroc. In avanti, in zona morta, la squadra algerina è per 10 undicesimi nella sua metà campo. Thomas. Gallego. L'apertura per Calderè. Victor. Ancora Calderè. Cerca il dialogo con Salinas. Ha potuto ribattere la difesa centrale algerina. Maroc. Majer. Lancio in avanti per Arcuk, l'intervento di Goicoechea e la palla in fallo laterale. Ancora una volta non si intendono i giocatori algerini che appaiono in netta crisi in questa fase della gara. Siamo giunti quasi al 30° minuto del primo tempo, il punteggio di 1-0 per la Spagna, grazie al gol segnato al 15° da Calderè. Gallego, passaggio in avanti a Calderè, indietro a Francisco, l'apertura per Victor, più rapidi sicuramente negli smarcamenti i giocatori spagnoli. Il tocco ancora di Salinas per Victor, il disimpegno di Mansouri,
è stato commesso fallo su Mansouri, viene richiamato soltanto verbalmente il numero 21, Mitchell. Calcio di punizione già battuto. Bellumi, Arcuk, Mansouri. Lancio in avanti per Zidane. Maroc, il tackle scivolato di Camacho. Cacci side, lancio in avanti per Majer, colto in posizione di fuorigioco. Finiscono spesso e volentieri i giocatori algerini nella trappola del fuorigioco organizzata dalla retroguardia spagnola. Francisco, anche questa volta è fuorigioco, questa volta però sul fronte opposto. Era in offside Butragueño. Mansouri, passaggio in avanti a Maroc, Majer, Mansouri. Come vedete, in pratica già a metà campo si chiude il gioco algerino. La squadra non riesce in profondità a dare precisione ai suoi lanci, ai suoi inviti, ai suoi assist. Lancio di Francisco per Butragueño. È intervenuto Megaria su di lui. Ha toccato per ultimo Butragueño, rimessa in gioco da parte della squadra algerina. La recupera palla Mitchell. Butragueño. Ancora Megaria. Da Majer a Bellumi. Arcuk. Majer. Lancia in avanti per Maroc. Passaggio ad Arcuk, il tiro diretto da parte di Arcuk, ma è un tiro da lunghissima distanza, da circa 25 metri, senza pretese. E come vedete i giocatori algerini stanno attraversando un momento delicato, un momento di crisi, stanno anche litigando fra loro in campo. Francisco. Salinas. Ancora Francisco. Dopo due tentativi di dribbling ovviamente ha perso palla, l'ha recuperata la squadra algerina, lo scatto di Zidane. Bellumi, ha fallito questa apertura per Maroc. Intervento durissimo di Majer su un avversario, e cioè su Mitchell, e calcio di punizione per la squadra spagnola. Ammonizione per Majer. Vi ricordiamo che nelle partite precedenti, nelle file della squadra algerina, era già stato ammonito un altro giocatore, e cioè Mansouri. Prima ammonizione della partita, dunque, a spese del giocatore di maggior classe con Bellumi della formazione algerina, e cioè Majer, che è considerato uno dei principali giocatori sul piano tecnico del calcio africano in genere. Come vedete, Majer non è convinto di questa decisione da parte dell'arbitro, che poi lo allontana. Ogni occasione è buona anche per i giocatori non infortunati, per riprendere fiato, per riposarsi, per bere. E ricordiamo, è una giornata caldissima, non ci riferiamo soltanto alla temperatura che oscilla fra i 33 e i 35 gradi, ma poco fa era di 37 gradi, ma soprattutto al tasso di umidità. Si gioca alle 12, l'ora più calda, nella città più calda del Messico, cioè Monterrey. Thomas, in profondità per Butragueño, è intervenuto pesantemente su di lui Megaria, ancora un altro fallo da parte della squadra algerina. Goicoechea, Thomas, il recupero di Megaria, il tocco di Victor e la palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco algerina. Intanto, come vedete sui vostri teleschermi, è rimasto a terra Butragueño, centravanti della squadra spagnola. Kuriki, apertura per Cacci Side. La palla viene messa fuori dal rettangolo di gioco, cavallerescamente, questa volta dai giocatori algerini. E si presta soccorso a Butragueño, il giocatore che vedete a terra. Ricordiamo che Butragueño è il centravanti di 22 anni della Real Madrid. Compone nella Real Madrid un trio particolarmente quotato e affiatato,
assieme alla centravanti della nazionale messicana Sanchez e all'attaccante dell'Argentina Paltano. Ancora Barella purtroppo sul rettangolo di gioco per Butragueño. Assistiamo alla ripetizione e come vedete Megaria ha falciato Butragueño e poteva comodamente trattarsi di calcio di rigore perché il fallo è stato commesso di circa mezzo metro entro il limite dell'area. Purtroppo Butragueño è costretto a uscire dal campo in barella, ci auguriamo che non soltanto questa partita ma soprattutto i mondiali debbano perdere una protagonista di sicuro rilievo. Viene restituita palla ai giocatori algerini, la rimessa in gioco sarà dell'estremo difensore, e cioè El Hadi. Intanto si sta scaldando ai bordi del campo il giocatore Eloy, di 20 anni, un giocatore destinato a sostituire probabilmente Butragueño. Lancio in avanti per Arcuc. Ancora una volta la squadra algerina dimostra di essere molto carente oggi in fase offensiva a causa dell'assenza della punta titolare Assad. Assad è il giocatore più adatto al contropiede nella squadra algerina che oggi quindi fatalmente non può scattare. Colto in posizione di fuorigioco Salinas. Ancora un calcio di punizione per l'Algeria. 37 minuti nel primo tempo, ma ci sarà probabilmente un ampio recupero. Spagna 1, Algeria 0, grazie al gol segnato al 15° del primo tempo da Calderè. Guendouz, difensore centrale algerino. Controlla la palla senza problemi Goicoechea, cioè indietro a Zubizarreta. Una curiosità è rappresentata dal fatto che a causa degli infortuni la coppia centrale difensiva della squadra spagnola è composta contro l'Algeria, qui a Monterrey, in questa gara, da due centrocampisti, cioè Gallego e Goicoechea. Victor, l'apertura per Thomas. Intanto, incredibile, era rientrato in campo Butragueño, è terminato nuovamente a terra. È stato commesso nuovamente fallo su di lui, mentre in un'altra zona del campo è terminato a terra l'altra punta, cioè Salinas. La partita si sta surriscaldando, lo scatto di Zidane, il cross e la conclusione, finalmente, è la prima della partita di Bellumi. Primo piano per il regista della squadra algerina, cioè Bellumi. Vediamo questa azione di Zidane, il cross è una conclusione peraltro nettamente fuori misura dell'ispiratore del gioco algerino. Intanto Butragueño, non inquadrato, si è rialzato ed è rimasto a terra Salinas. Francamente non sappiamo dirvi cosa sia accaduto a Salinas, si chiede nuovamente la barella, perché se c'è stato un intervento scorretto da parte di un giocatore algerino, questo intervento è avvenuto mentre la palla era lontana. Stavamo seguendo come voi il gioco e sinceramente non ci siamo avveduti di un intervento su Salinas. Ricordiamo che la barella spesso viene portata in campo non alla luce della gravità di quello che può essere l'infortunio di un giocatore, ma soprattutto per consentire alla gara di riprendere, per consentire una maggiore regolarità all'incontro che sennò diventerebbe troppo frammentario. Mentre Butragueño si è rialzato in condizioni sufficienti, vediamo che purtroppo Salinas è costretto a lasciare il campo. E avete visto un attimo fa l'episodio di gioco nel quale si è infortunato lo stesso Salinas. Quindi abbiamo realizzato che si è trattato di un episodio di gioco un attimo prima che si facesse poi male appena rientrato Butragueño. È stato colpito al ginocchio destro Salinas ed è fuori campo. Passaggio indietro di Thomas a beneficio di Zubizarreta. Gallego, 40° minuto del primo tempo, 1-0 per la Spagna contro l'Algeria, indubbiamente partita poco spettacolare. Il lancio in avanti per Calderè, il recupero in uscita dall'estremo difensore El Hadi. Catchy side.
lo scatto di Kachisaid, fallo d'ostruzione da parte di Camacho, calcio di punizione per l'Algeria. Intanto accenna a rialzarsi la numero 19 della squadra spagnola, Salinas, ancora comunque ai bordi del campo. Vi ricordiamo che l'Algeria si è qualificata a questa fase finale dei mondiali messicani, eliminando nell'ordine Angola, Zambia e Tunisia. Primo piano per Zubizarreta. È rientrato in campo intanto Salinas, Zidane prepara il tiro, lo effettua e parata da parte di Zubizarreta. Goico Icea. Lancio in avanti di Mitchell, la respinta di testa a beneficio dello scatto di Arcuk per l'ennesima volta in posizione di fuorigioco. Questa è la seconda volta su 5 edizioni alle quali si è iscritta che l'Algeria accede alla fase finale di un mondiale. 4 anni fa, l'abbiamo detto all'inizio, pur battendo la Germania per 2-1 fu poi eliminata. Calcio di punizione per la Spagna a causa dell'offside precedente di Arcuk. Esecuzione di Gallego. Palla in zona morta e recupero di El Hadi. Il colpo di testa di Goico Icea. Da Kachisai da Kuriki. Il lancio in avanti in direzione di Marok, il colpo di testa e il contrasto con Thomas. Recupero da parte della squadra spagnola. Lo scatto di Francisco, l'apertura per Thomas. Avanza il terzino Thomas. Palla buona per Salinas, tiro di Caldera e fuori misura. E probabilmente Salinas, che da poco è rientrato in campo a causa di un infortunio, non ha avuto la freddezza necessaria, la serenità necessaria per stoppare la palla e concludere a rete. Cose che possono capitare nel calcio proprio dopo aver ricevuto una forte botta, una contusione, che può lasciare anche per qualche minuto menomato il giocatore, seppure in campo. Kachisaid è il centrocampista laterale destro della squadra algerina. Kuriki. Terminato a terra Maggera, ha subito fallo per un intervento di Francisco, calcio di punizione ancora per l'Algeria e siamo giunti al 43esimo minuto del primo tempo, 1-0 per la Spagna. Lo scatto di Maggier, il bel tiro e la grande parata di Zubizarreta. E questo è il primo vero, autentico pericolo per la porta difesa da Zubizarreta. Il tiro era di Maggier, giocatore di grande classe, dotato anche di notevole potenza nel tiro, che ha impegnato Zubizarreta. Si scuote la squadra algerina. Calcio d'angolo di Bellumi. Marok. Lo scatto di Marok, la respinta di Gallego. Calderè. Sovrapposizione di Camacho. Su di lui c'è Guendouz, ancora Camacho, è il capitano della squadra spagnola. Calderè. Francisco. Si è smarcato sulla destra e riceve l'altro terzino Thomas. Il cross di Thomas, smorzato nella circostanza da Megaria, colpo di testa dello stesso Megaria. La respinta di Kuriki, ha fallito il colpo di testa Thomas. Da Maggera a Megaria. Bellumi, non è riuscito a servire Maggier, riparte Francisco, posizione di fuorigioco di Butragueño e Salinas. I guardalinee di questa partita sono Akong delle isole Mauritius ed Esposito, un argentino. Come vedete dalla sovraimpressione, sono trascorsi 45 minuti dall'inizio del primo tempo, 1-0 per la Spagna sull'Algeria e crediamo che sia dovere il direttore di gara Takada concedere un ampio recupero.
Gallego. Lo scatto di Mitchell. Il cross di Mitchell è smorzato, il controllo da parte di Guendouz. Victor. La respinta ancora della difesa algerina. Zidane. Majer. Si è smarcato e ha ricevuto Maroc. Lo scatto di Zidane. Il cross per Arkouk, l'uscita da parte di Zubizarreta. E Algeria è indubbiamente più vivace in questo finale del tempo. Il cielo ora è semicoperto, la temperatura è leggermente più fresca. Ci auguriamo che questo possa agevolare lo sforzo atletico dei giocatori nella ripresa. Prima che questi potesse raggiungere la palla, calcio di punizione per la Spagna. La Spagna e finalmente si chiude questo primo tempo con gli iberici in vantaggio per 1-0 sull'Algeria. Sì, por pobreme desprecias, io te concedo razón, sí, por pobreme desprecias, malagueña salerosa. Tu deseo es triunfar. Estaremos aquí, bienvenida al Mundial. Una fiesta de goles, gente sensacional. Para ti, para mí, Coca-Cola es así. Es así, Coca-Cola es la ola del Mundial. Cougar 86, una maravilla de la dinastía Ford. En el Mundial 86, Ford, excelencia automotriz. Su fuerza y su pasión.